Βγήκε, βγήκε. Βγήκε, ρε. Και το βλέπεις. Το βλέπω, κάνω ευχή τώρα ή μετά. Όπως θες. Να μας πει τίποτα. Ποια πόδικα. Μπράβο, τίποτα δηλαδή. Κάρι πατέλε, σουέλε. Με αντασία, την πέστα τα μένικα. Συνέχει ούνα τελεπάτσι di più bene del Nuovo Testamento e di tutta la Bibbia, il cosiddetto inno alla carità dell'Apostolo Paolo. Nella sua prima lettera ai Corinzi, dopo aver spiegato con l'immagine del corpo che i diversi doni dello Spirito Santo concorrono al bene dell'unica Chiesa, Paolo mostra la via della perfezione. Questa, dice, non consiste nel possedere qualità eccezionali, parlare lingue nuove, conoscere tutti i misteri, avere una fede prodigiosa o compiere gesti eroici. Consiste invece nella carità, agape, cioè nell'amore autentico, quello che Dio ci ha rivelato in Gesù Cristo. La carità è il dono più grande che dà valore a tutti gli altri, eppure non si vanta, non si gonfia di orgoglio, anzi si rallegra della verità e del bene altrui. Chi ama veramente, dice Paolo, non cerca il proprio interesse, non tiene conto del male ricevuto, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Alla fine, quando ci incontreremo faccia a faccia con Dio, tutti gli altri doni verranno meno. L'unico che rimarrà in eterno sarà la carità, perché Dio è amore. E noi saremo simili a Lui in comunione perfetta con Lui. Per ora, mentre siamo in questo mondo, la carità è il distintivo del cristiano. È la sintesi di tutta la sua vita, di ciò che crede e di ciò che fa. Per questo, all'inizio del mio pontificato, ho voluto dedicare la mia prima enciclica proprio al tema dell'amore. Deus Caritas Est. Come ricorderete, questa enciclica si compone di due parti che corrispondono ai due aspetti della carità, il suo significato e quindi la sua attuazione pratica. L'amore è l'essenza di Dio stesso, è l'essenza della creazione, della